Nella lezione di immersione dedicata al testo argomentativo svolta oggi in classe, ci siamo concentrati in particolar modo su uno degli obiettivi che rappresentavano il fulcro intorno a cui poi avremmo lavorato in classe, cioè quello di istituire connessioni. Sappiamo già che tipo di connessioni esistono, sappiamo già come istituirle, anzi sappiamo in parte come istituirle e come gestirle. Oggi appunto abbiamo indagato un nuovo modo per lavorare sulle connessioni. Facciamo però un passo indietro, andiamo a ricostruire la lezione del giorno. Per prima cosa ci siamo soffermati sul titolo del testo che avremmo letto in classe insieme, un post di Nicolò Govoni intitolato «L'aiuto migliore che l'Europa possa dare in Africa è andarsene». Vi ho chiesto di riflettere sul titolo ponendovi delle domande. Vi siete resi conto che mancavano a voi delle informazioni per poter già capire di cosa stava parlando Nicolò Govoni, a cosa si stava riferendo? E quindi, una volta poi letto l'articolo, ci siamo detti che dovevamo approfondire il suo post istituendo innanzitutto connessioni con la nostra realtà contemporanea, quindi istituire connessioni testo-mondo. E allora siamo tornati da dove nasce questo post. Govoni scrive questo post all'indomani del colpo di Stato avvenuto in Niger quest'estate. Abbiamo cercato il Niger sulla carta geografica, abbiamo lavorato per capire dove si colloca, quali sono le sue risorse, com'è il suo territorio, quindi abbiamo istituito connessioni prima di tutto con un'altra disciplina, la geografia, per provare a localizzare, geolocalizzare, contestualizzare ciò a cui il post che stavamo analizzando si riferiva. Abbiamo guardato un video e abbiamo letto un articolo di giornale di quei giorni. Poi ci siamo detti che ciò non ci bastava per capire davvero, interpretare, comprendere e prendere posizione relativamente a quanto affermato, a quanto sostenuto da Nicolò Govoni. E quindi ecco un altro tipo di connessioni, non più quelle testo mondo, quando per mondo, dove per mondo intendiamo il nostro mondo contemporaneo, ma testo mondo tornando indietro nel tempo. Ecco quindi che abbiamo utilizzato il libro di storia, lavorato sul capitolo incentrato su colonialismo e imperialismo, recuperato tutte le informazioni che potevano secondo noi esserci utili per avere un'idea più chiara innanzitutto della presenza europea in Africa, individuando concetti chiave, facendo il punto su quelli che li approfondiscono e soprattutto collegando questi concetti con quanto visto nel video, nell'articolo di approfondimento e nel post di Nicolò Govoni. A questo punto ecco che quindi, istituendo connessioni tra quanto letto, il testo di Govoni e il nostro mondo, ma tornando indietro nel tempo, abbiamo iniziato a capire meglio la sua tesi, quello che lui sostiene. Ci siamo però anche chiesti quale visione del mondo, visto che il nostro percorso nell'argomentativo ha come titolo generale proprio quale visione del mondo hai, perché saremo noi a scrivere delle argomentazioni sulla nostra visione del mondo, ma intanto indaghiamo quella degli altri. Quale visione del mondo avevano gli europei nel tempo del colonialismo e dell'imperialismo? Quale visione del mondo hanno ora gli europei relativamente alle relazioni con l'Africa in questo caso? Una volta fatte
tutte queste riflessioni, approfonditi questi aspetti, siamo tornati al testo di Niccolò Govoni e abbiamo quindi provato a capire meglio la sua tesi e quali argomentazioni a favore la sostengono. L'ultimo passaggio della lezione è stato quello di ricostruire la struttura del testo, isolando tesi e argomentazioni e schematizzando su carta le parti da cui è costituito e le relazioni che queste parti collegano, quindi che tipo di relazioni hanno queste parti, come in modo logico, conseguenziale, Niccolò Govoni ci porta nel suo discorso. Bene, è stata una lezione molto ricca e molto densa, quindi non mi resta altro che chiedervi di riguardare un'altra volta questo video per ripassare, di riprendere gli appunti per rivedere la struttura del testo che abbiamo ricostruito insieme e di darvi appuntamento alla prossima volta. Buon lavoro e buono studio!